Mentre continuavo... Ah, mi sono fatto malissimo! Mentre Ah, senti, li tolgo. Mentre continuavo il mio libro, mi sono reso conto di quanto caldo facesse. Signori, benvenuti in estate. Effetti collaterali. Che poi in realtà l'estate è bellissima. A parte il caldo, il sudore, la sabbia in casa, ragazze fighe che tanto non te la daranno mai, voglia di starsene sotto il piumone, ma facendo caldo sudi, quindi ti scopri, ma essendo sudato hai freddo, e quindi preghi che ci sia più caldo, ma se ci fosse davvero più caldo, ovviamente ti scopriresti e suderesti comunque ancora, e tutto questo perché la mia vita è una sfiga continua. Ti svegli e pensi, oggi finisco di studiare, vedo i miei amici e perché no, vado pure in palestra. Ma tanto sai già che le cose che farai saranno ben diverse. Sopprimetemi! Allora pensi, vado al mare! Ma poi ti svegli senza maglietta davanti allo specchio e... Devo andare in palestra, assolutamente. Così chiami la tua grande amica Giulia, fissata con la palestra. Zoia, zoiosa, zoiosissima, dimmi! Pronto Giulia, devi assolutamente aiutarmi, devo dimagrire. Zoia, stai calmo, ok? Ti aiuto io, va bene, ok? Ti aiuto io, allora, facciamo domani alle 7 in palestra, va bene? Domani alle 7, è un po' tardi, possiamo fare un po' prima? Ah, presto. Vabbè, allora facciamo alle 6 così... Andiamo anche a colazione insieme, ok? Ok, perfetto, alle 6 così facciamo anche colazione insieme. Ok, ciao. Come colazione? Scusami, ma intendi di mattina? E in quel momento ti assale Pronto? L'angoscia perché tu avevi capito alle 7 di sera. Alle 5 suona la sveglia, ma tu sei andato a letto tardi perché tra caldo e PlayStation 4 non hai dormito. No, non è product placement. Sony, pagami. Quindi non ti svegli subito, la tua amica continua a chiamarti, tu ti svegli, prendi il telefono, ma ti accorgi che è mezzogiorno e è un po' tardino per raggiungerla. Quindi blocchi il numero, la blocchi da Facebook, ma poi ti ricordi che vive esattamente vicino a te e quindi scappi. Se il video ti è piaciuto ti prego di mettere un bel mi piace, di condividerlo su Facebook e di commentare qui sotto scrivendomi cos'è per voi l'estate. Lascio in descrizione il link per seguirmi su Facebook, sulla pagina Facebook o su Instagram, dappertutto praticamente, lascio il link anche per casa mia. E iscrivetevi al canale nel caso in cui non l'avete... Perché ho fatto questa cosa? Non ha senso, però vabbè. Ho riattivato i commenti, quindi scrivetemi tutto quello che volete. Tanto li approverò sempre, tutti, quindi per dire, boh, spammate i vostri canali, tanto non fate tranquillamente. Io torno a scrivere il mio libro, che uscirà entro quest'anno. Sono un sacco contento che mi state facendo davvero tante domande per questo libro, continuate così. Niente, io vi saluto e vi auguro davvero una buona estate. E grazie davvero tanto per tutto il supporto che mi state dando. Vi invito a seguirmi anche sui social, perché sicuramente resteranno molto più aggiornati di YouTube, soprattutto nel periodo estivo. Io vi ringrazio ancora tanto e niente, vi voglio bene, davvero tanto. Grazie di cuore. Un sacco di domande, mi sono dimenticato dell'audio, cioè sto a parlare da solo in questo momento io. Porca puttana.